nella mia stanza un'ombra scura avanza. Non pensavo vero, ma il postatore nero. Supereroi qua, supereroi qua, contro dei ripostatori qua, i nostri lati più oscuri. Supereroi qua, supereroi qua, supereroi qua, supereroi. Concentrata, concentrata. C'è chi scrive di gattini e chi risponde con frasi d'odio. C'è chi apre il proprio cuore e chi risponde con frasi d'odio. C'è chi racconta dei propri sogni e chi risponde con frasi d'odio. Ma ora mi fermo, non vorrei spoilerarvi la storia di Alfio e Loris. Scusami, non lo faccio più. Ragazzi, siete pronti ad aiutare chi è in difficoltà? Yep, arrivo! Siamo qui per invitarvi a combattere al nostro fianco! Chi l'avrebbe mai detto che Alfio sarebbe riuscito a zittire Loris, il bullo della classe? Ma partiamo dall'inizio della storia. La prima volta che Loris aveva nominato Alfio il suo braccio destro era stato in palestra. Le persone non si dividono in buone e cattive, è solo che a volte fanno degli errori ed è allora che hanno bisogno di qualcuno che aiuti loro a tirare fuori il lato migliore. Fu così che per la prima volta Loris messaggiò Alfio. Ma che, si credono brave quelle due? Sono solo due gallinelle. Brutta sta prof, gallina, eh? Gallina vecchia fa buon brodo. Che fai? Non rispondi? Che schifo! Vergognatevi! Galline impazzite! Ci mancava solo il pagliaccio! Sono convinto che l'odio si sparga a macchia d'olio, ma... sono convinto che il bene si comporti allo stesso modo. Bella questa! Me la segno! Luci di lampione! No, fa finta di essere un uomo! Se è questo che pensi, perché non hai il coraggio di dirmelo in faccia? Le parole che digitiamo sono di tanti tipi, belle, brutte, amorevoli, odiose. Piano piano il vocabolario che decidiamo di usare ci influenza, ci trasforma. Ad Alfio gli si mosse qualche cosa dentro. Loris non capì subito. Non vedo nessuna differenza tra Alfio e quell'immigrato. Ma infatti non c'è. Lui è mio nonno. Non male quando si ha il coraggio di essere se stessi, vero? Loris non rispose nulla. Beh, ci pensò parecchio, ma alla fine non scrisse niente. Eh sì, le parole che usi hanno una forza incredibile. Loris usava le parole sbagliate e facevano del male diffondendosi come un virus. Ma le parole giuste possono essere anche la migliore risposta all'odio.